Molteni. La voterete oppure no? Non mi piace. Ma ne parleremo. Adesso voi ci volete fare litigare col nostro migliore alleato e noi non litigheremo perché noi siamo persone serie. Sarebbe bastato votare, sarebbe bastato votare a favore di quella legge. No. Ma io sono, sono disposto anche a discutere il ripristino della legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Io in principio non sono neanche contrario alla pena di morte. Voglio dire, possiamo discutere di tutto quello che vogliamo. Allora, il problema è questo, le lezioni di Paolo Crepetti dei democratici, ma noi le condividiamo, però dalla teoria bisogna scendere alla pratica e capire il sentimento della vita reale del popolo. Se il popolo è arrivato a sentire il Far West, forse perché avete continuato a dare tante lezioni di come ci si comporta bene in società, in legalità, eccetera, e la vita della gente nei quartieri, nei paesi va a ramengo perché c'è un disordine, un caos, una violenza, un'anarchia che poi la gente tende a risolvere in un modo irrazionale. Allora, bisogna smettere di lezionare il popolo come si deve comportare, come deve reagire, perché in certi momenti di disperazione succede quello che succede. Per smettere di lezionare il popolo bisogna rimettere a posto le cose, bisogna dire che la proprietà privata è la proprietà privata, che non si entra in casa, che per non far entrare in casa la gente bisogna avere delle leggi. Chiarissimo, 30 secondi a Crepè per replicare, alle parole di Micone.